La Toscana ha il suo nuovo difensore civico a tutela di tutti noi, di tutti i cittadini. È Lucia Annibali, l'ha votata, però solo la maggioranza, nella seduta di martedì 17 gennaio. Il verdetto, prevedibile alla vigilia, è arrivato dopo una lunga discussione. Tutti i gruppi del centrodestra hanno abbandonato l'aula al momento del voto. Il Movimento 5 Stelle ha proposto un'altra candidata. Se la maggioranza si è schierata convintamente per l'ex deputata della Commissione Giustizia della Camera, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno contestato il metodo utilizzato. Non è una scelta condivisa, dicono. Per i 5 Stelle invece si è persa un'occasione per nominare una persona di maggiore esperienza. Arriva la neve, riaprono gli impianti sciistici, almeno in parte la stagione è salva per gli operatori del settore e il loro indotto. Restano però i danni enormi per le tante disdette di Natale e fine anno. La Commissione per le aree interne e montane, che si è riunita per prima alla fine della pausa delle feste, pensa ad una strategia di medio e lungo periodo. Si litiga nel nome di Puccini, o meglio per quello di Alberto Veronesi, presidente del Comitato per le celebrazioni pucciniane, che in questo momento è attaccato da più parti. La sua candidatura alle elezioni regionali in Lombardia ha suscitato ulteriori malumori. Ecco allora che della vicenda sarà investito direttamente il ministro della Cultura. Nel cortile di Palazzo del Pegaso si srotola un maxi striscione con i volti e i nomi delle vittime del regime iraniano. C'erano i consiglieri di tutti i partiti insieme ai rappresentanti del movimento Donna, Vita, Libertà. Presente anche la presidente del Parlamento degli Studenti. E dunque alla fine, dopo tante polemiche, Lucia Annibali viene scelta come difensore civico della Toscana. L'aveva proposta qualche settimana fa il capogruppo di Italia Viva, era un ex deputata di Italia Viva, Lucia Annibali, l'ha confermata il Partito Democratico e insieme la maggioranza di centrosinistra ha convenuto sul suo nome. Adesso naturalmente ci sono molte polemiche da parte del centrodestra che ha abbandonato l'aula, mentre il Movimento 5 Stelle ha fatto una scelta diversa di proporre un proprio candidato che evidentemente non ce l'ha fatta. La quarta votazione, quando bastava la maggioranza semplice, finisce così. 23 voti a Lucia Annibali, 2 ad Antonia Fiordelisi, proposta dai 5 Stelle, e un voto ufficialmente disperso. Passa dunque la linea della maggioranza. Abbiamo dato alla Toscana un difensore civico che ritengo sia una professionista molto adeguata, che farà sicuramente bene. Una persona competente dal punto di vista giuridico, perché è un avvocato, ha fatto parte della Commissione Giustizia della Camera, è stata nominata dal Presidente della Repubblica Cavaliere appunto del nostro Paese, ma anche una figura, una donna che è l'emblema della difesa dei diritti civili, del contrasto alla violenza, visto quello che lei purtroppo ha dovuto subire. Quindi credo che sia una figura adeguata, una proposta che legittimamente ha fatto la maggioranza e che a mio avviso meritava anche un consenso più vasto, perché questo avrebbe corrisposto alla qualità della proposta che lei rappresenta. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della Regione Toscana. Per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna, prima di tutto. Volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita, e credo che la Toscana oggi esca più forte, ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico. Non ce l'ha fatta Fiordelisi, la candidata proposta dai 5 Stelle. Dalla sua, dicono le consigliere del gruppo, aveva un'esperienza già lunga in questo ruolo in un'altra regione, che è la Basilicata. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curricula arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti
ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi, e adesso lo è in regime di prorogatio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. Tutti i gruppi di centrodestra lasciano l'aula in evidente polemica con la maggioranza, durissimi i commenti dei loro presidenti. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale, almeno quello che noi auspichiamo, c'è stato un colpo da parte della maggioranza, che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali, senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze su colui che, colei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modus operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani, ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni, qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente una pagina di politica che ha esposto la regione toscana alla berlina in tutta Italia. La regione toscana, per questa scelta, per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza utilizzando il difensore civico, è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali. Poco prima, nel dibattito, era intervenuto il capogruppo di Forza Italia, aveva usato toni altrettanto duri. La maggioranza tiene su uno scambio di poltrone. La maggioranza tiene rispetto ad una scelta programmatica e per i cittadini e le cittadine della Toscana, semplicemente perché qualcuno nel chiuso delle stanze ha scelto di dare ad Italia Viva, per tenerla in maggioranza, il difensore civico. È tanto semplice, tanto palese, tanto chiaro, che non c'è nemmeno bisogno, come dire, di dirlo molte volte. Anzi, è talmente chiaro che sta sui giornali ed è talmente chiaro che questo è avvenuto, che qualcuno oggi ci ha detto: ma onestamente a noi il voto delle opposizioni non interessa. Esce anche la consigliera del gruppo misto. Nella riunione della prima commissione aveva proposto un altro nome ancora, quello di Giuseppe Caglia, poi ritirato in extremis. Esattamente, avevo proposto un nome di un professionista, di un avvocato che è anche piuttosto noto, una persona sicuramente, come dire, scevra da qualsiasi, diciamo, collegamento a partiti o altro. È chiaro che nel momento in cui questa partita non è diventata una partita, come dire, di confronto anche proprio sui curriculum del profilo che si richiedeva, è evidente che non si manda, diciamo, al massacro un profilo assolutamente spendibile. A quel punto, diciamo, chiarito che qui non si parlava del difensore civico ma della tenuta della maggioranza, ho preferito fare un passo indietro. Il dato politico, intanto, dopo molte tensioni, il centro-sinistra in Toscana oggi è più unito? Io credo che di questi due anni sia il punto più alto di caduta dell'intesa politica che c'è, che noi abbiamo confermato, ma l'avevamo confermata indipendentemente da questa nomina, l'avevamo confermata sul bilancio, sul piano regionale dei rifiuti, l'avevamo fatta sul piano, su tante questioni programmatiche, perché c'è la voglia di sostenere il presidente Gianni, c'è la voglia di due forze politiche che si danno rispetto reciproco, che nell'asse del riformismo denotano quanto in Toscana si può fare di bene insieme. La maggioranza esce avendo fatto il suo lavoro, avendo svolto il ruolo che deve svolgere, più forte esce la Toscana e i cittadini della Toscana, che da domani avranno un riferimento per far valere i propri diritti. Dall'altra parte chiediamo se non era possibile proporre comunque un nome per questo ruolo così importante, che nell'ordine, lo ricordiamo, è stato Italo De Vivo, Giovanni Mannoni, Massimo Carli, Romano Fantappia, Giorgio Morales, Lucia Franchini e Sandro Vannini. Insomma, potevate esprimere una vostra candidatura? No, perché io credo che gli accordi politici e il rispetto
che si ha con gli altri partiti politici proprio in rappresentanza e nel ruolo che ci hanno scelto i cittadini toscani vada soprattutto, e noi avevamo deciso di condividere tutti insieme, valutando dei curriculum, il nome migliore per il bene dei toscani. Quindi non siamo stati al gioco, non abbiamo scelto di opporci noi con un nome nostro, ma abbiamo mantenuto fede a quella che era l'accordo fatto con tutti i capigruppo e abbiamo auspicato fino all'ultimo minuto che ci fosse un'apertura da parte della maggioranza nel voler condividere veramente un nome che è fondamentale per tutta la Toscana. Dal presidente Mazzeo la scorsa settimana proprio qui a Telegranducato in Regionando era partita la proposta di una sorta di patto istituzionale con la possibilità che un ufficio di garanzia, quello dei minori, venisse affidato alle opposizioni. Lo accettereste quell'incarico adesso? Chiediamo al capogruppo di Fratelli d'Italia. Non lo so, perché una delle due, quella che spetta all'opposizione, cioè il garante dell'infanzia, che da prassi consolidata da sempre viene data all'opposizione, questa legislatura è la prima legislatura nella storia della Regione Toscana che non l'ha concessa all'opposizione, quindi se la stanno tenendo loro. L'hanno utilizzata come moneta di scambio, cioè ci hanno detto che se votavamo l'Annibali ci potevano dare quello che ci dovevano aver dato 2 anni fa. Ne abbiamo risposto no grazie, perché non, questo metodo di questo mercato delle vacche con le poltrone serve probabilmente, funziona bene tra Partito Democratico e Italia Viva, non funziona con Fratelli d'Italia, quindi non lo so. Prima del dibattito e del voto sul difensore civico erano state discusse delle interrogazioni dei consiglieri alla Giunta. Una in particolare ha fatto rumore, quella sul Comitato per le celebrazioni pucciniane. L'iniziativa firmata Lega partiva dalle dimissioni del tesoriere Nicola Bellini ai primi di dicembre. Adesso però non può prescindere dal dibattito sul ruolo e sulla figura del presidente Alberto Veronesi, che in questi giorni ha ufficializzato la propria candidatura alle elezioni regionali della Lombardia con Fratelli d'Italia. È sbagliato pensare a questo argomento sotto il profilo politico. A noi non interessa la questione politica, non interessa dove Veronesi si candida, non, anche perché conosciamo le vicende di Veronesi come persone che danno un giudizio politico su quello che Veronesi ha fatto sotto questo profilo. L'abbiamo visto, è passato dal Partito Democratico al Terzo Polo, a Fratelli d'Italia, è stato candidato con Sala, poi con Del Ghingo a Viareggio, ma non è questo il punto centrale, altrimenti diventa una contrapposizione politica fra destra e sinistra che finisce per non servire a nessuno. Il punto centrale è la gestione del Comitato per le celebrazioni pucciniane, la gestione delle risorse di questo Comitato che hanno in prospettiva un appuntamento importantissimo. Ad oggi non c'è una progettualità, non c'è una visione, ci sono le dimissioni di un tesoriere e quindi chiediamo che venga posta la massima attenzione e che il Comitato cominci a lavorare in maniera totalmente diversa. Il Comitato, e aggiungo anche, essendo della provincia di Lucca, anche la Fondazione Puccini che deve essere protagonista, il Presidente purtroppo è lo stesso. Apprezzo molto la posizione della Lega che si è espressa prendendo le distanze dalla gestione del Comitato, mi auguro che il Governo andrà sulla stessa linea. Non è una questione politica, non è una questione di maggioranze e minoranze, è una questione di un anno importante. Giacomo Puccini è il compositore, uno tra i compositori più conosciuti al mondo, e il Comitato Nazionale deve essere all'altezza di un grande paese e di un grande musicista che ha contribuito a portare cultura, l'opera e la musica nel mondo e facendo conoscere l'Italia a tutti. Ha un'idea diversa il consigliere Fantozzi di Fratelli d'Italia, che difende l'operato di Veronesi e crede che debba restare alla guida del Comitato. Veronesi è il presidente in carica del Comitato per il centenario pucciniano, sta lavorando. Sappiamo che Veronesi farà un ottimo lavoro, che il Comitato porterà a termine i suoi lavori, ma soprattutto, lo diciamo non soltanto da amanti di Puccini, da amanti della musica, io lo dico anche come lucchese, lo dico anche come ex presidente di un altro comitato centenario, che era quello di Carlo Cassola, che è sepolto a Monte Carlo, che dobbiamo lasciar lavorare sostanzialmente questi organismi senza troppe ingerenze. Altre interrogazioni, stavolta dei consiglieri Landi e Tozzi, mettono l'accento sul piano dei rifiuti e su quelli che a loro giudizio sono ritardi e incongruenze anche per l'impiantistica. Spiega l'assessore Moni, abbiamo deciso di far confluire le proposte nel quadro conoscitivo del piano del
dell'economia circolare, perciò abbiamo avviato una fase di approfondimento sulle tecnologie innovative e questo ha allungato i tempi. Infine, riguardo agli impianti di Livorno e di Montale, la stessa Monni dice che le scelte stanno in capo ai titolari dell'impianto. C'è stata anche una comunicazione della Giunta, che approfondiremo la prossima settimana, che riguardava la collaborazione tra la Toscana e la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. L'obiettivo è ampliare i temi della cooperazione anche nel quadro delle previsioni del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia. L'intesa rinnova un protocollo scaduto nel 2021. Con la Provenza, in realtà, fa notare il presidente della Giunta Giani, vi era già un rapporto di forte collaborazione. La prossima settimana riprenderemo anche il dibattito su Fidi Toscana, visto che è stato approvato un documento del PD e ne è stato respinto un altro di Fratelli d'Italia, collegati entrambi alla comunicazione recente della Giunta regionale. Approvato infine anche il bilancio di ARPAT, l'Agenzia regionale per l'ambiente, lo ha votato la maggioranza, contrarie le opposizioni. Il bilancio è in linea con le previsioni, al di là delle differenti valutazioni, sono tutti convinti della centralità del ruolo che svolge l'ARPAT. Mai argomento fu tanto dibattuto in questi giorni, in queste settimane, come la mancanza di neve anche sugli Appennini toscani, che ha provocato un danno enorme, già superiore fino ad adesso a 10 milioni di euro per gli operatori della sola zona di Abetone. Poi naturalmente bisogna allargare il discorso a tutti gli altri comprensori sciistici. In settimana però, per fortuna degli operatori, è arrivata la neve, qualcosa cambia, ma non tutto, bisogna pianificare. Allora la Commissione per le aree interne e montane si è già riunita, ascoltiamo alcune voci. Bene che abbia nevicato, però i problemi rimangono, rimane quindi inalterato il nostro impegno e come Commissione aree interne fin dalle prossime settimane continueremo il confronto anche con l'assessorato all'ambiente e gli esperti dell'AMMA, perché gli vogliamo chiedere innanzitutto una valutazione scientifica sul presente e sul passato, ma soprattutto qual è lo scenario sul futuro, visti i fenomeni di cambiamento del clima che hanno un impatto comunque su tutti i territori, anche su questi territori, e una politica previdente deve fare i conti con uno scenario di medio periodo, altrimenti se no saremo sempre a rincorrere le emergenze. Mi sono resa conto che l'Abetone è come era 30-40 anni fa, non è cambiato niente, cioè oltre allo sci non c'è altro. E quindi oggi che la gente non scia più 6 ore al giorno, 7 ore al giorno e poi va in albergo a dormire, a riposarsi per risciare il giorno dopo, bisogna pensare a qualcosa di alternativo. Le alternative ce ne sono. Nel periodo invernale possono essere delle palestre, ovviamente al chiuso, una piscina, ovviamente strutture che possono essere utilizzate poi tutto l'anno e poi a 360 gradi pensare anche all'estate, perché sì, è vero, qualcosa è stato fatto per il trekking, la bicicletta, però mi sembra che grandi cartellonistiche non ci siano. Ma cosa chiedete al governo e alla regione? Dalla regione e dal governo servono degli investimenti, ovviamente nell'ottica del rinnovamento, delle energie alternative, tutto quello che volete, del rinnovamento, però servono investimenti. Oggi l'iniziativa che mettiamo in evidenza non è una conferenza stampa né è una presentazione, è invece questa, lo srotolamento nel cortile di Palazzo del Pegaso di un grande striscione con i volti delle vittime del regime iraniano. E la manifestazione, sobria ma certo di impatto, ha visto la presenza di molti consiglieri di tutti i gruppi e dei membri dell'ufficio di presidenza. Del resto, ai primi di dicembre, con una mozione votata da tutti, il Consiglio si prendeva l'impegno a intraprendere iniziative di sensibilizzazione come questa, appunto. Noi siamo stati la prima regione al mondo, la Toscana, nel 1786 ad abolire la pena di morte, e pensare che oggi chi protesta per avere più diritti viene barbaramente ucciso con la pena di morte dà il segno che c'è ancora tanto da fare. Noi non vogliamo voltarci dall'altra parte, non è che avendo risolto un problema da noi il problema non esiste. Dobbiamo lavorare perché la pena di morte sia eliminata da tutti i paesi del mondo, è una battaglia di civiltà. Siamo qui uniti, al di là dei colori, delle sigle e delle appartenenze, per dire che tutto il popolo toscano che noi rappresentiamo è dalla parte delle donne dell'Iran.
non terminerà la nostra battaglia fino a quando qualcosa di concreto avverrà, e dovremo spingere affinché appunto vi possa essere un cambiamento. Oggi che tante ragazze e tanti ragazzi stanno combattendo la loro battaglia di libertà, noi da cittadini toscani, da rappresentanti delle istituzioni, ci mettiamo al loro fianco di questa battaglia, e della Toscana deve arrivare forte un grido di libertà per l'Iran, per tutte le ragazze e i ragazzi che combattono, per questa, che è un elemento ovviamente importante per la loro esperienza di vita. È un tema non solo attuale, ma un tema che ci chiama ad una responsabilità nel tenere alta l'attenzione e soprattutto nel testimoniare anche in forza della nostra storia e della nostra cultura quanto sia importante difendere i diritti e soprattutto sostenere, anche se a distanza, la battaglia giusta, la resistenza direi dei nostri giorni, che i ragazzi, le ragazze iraniane, non solo, perché anche le donne afghane e altre, in altre parti del mondo, si combatte per la libertà. A questo evento intervengono i rappresentanti del movimento Donna Vita Libertà, ricordano come purtroppo i numeri riportati dallo striscione stampato a dicembre nell'ultimo mese siano drammaticamente aumentati. C'era anche la nuova presidente del Parlamento regionale degli studenti. Siamo stati onorati di poterci mettere in contatto col movimento Donne Vita e Libertà, e appunto per questo abbiamo deciso, oltre a essere presenti qui oggi alla stesura di questo striscione importantissimo con i nomi delle vittime e dei condannati per quello che sta accadendo in questo momento in Iran, di invitarli pure a una nostra plenaria per poter avere un bellissimo momento di discussione, confronto e dialogo con loro, in modo tale da ampliare gli orizzonti dei ragazzi che fanno parte del Parlamento degli studenti, che sono 60 ma che ne rappresentano 160.000 in tutta la Toscana. Il tempo a nostra disposizione finisce qui, torniamo venerdì prossimo 27 gennaio con una nuova puntata. Quello sarà anche il giorno della memoria, e noi vedremo le immagini della seduta solenne che si svolgerà nel pomeriggio a Prato.